Devo disarmare perché ci sono alcuni punti vicino alle aiuole o in mezzo ai sassi o in mezzo al viale, dove, come qua vedete, dove non ci puoi andare con rasabordi perché fai schizzare sassi dappertutto, è impossibile, quindi bisogna bruciarla con l'isolvante. Io utilizzo il glifosato o glifosate perché è l'unico che funziona veramente. Di solito il glifosato lo compro al consorzio agrario perché ci sono dei dosaggi che non occorre il patentino. Però il glifosato è un prodotto chimico molto serio, richiede alcune precauzioni. Il glifosato deve essere utilizzato nei momenti giusti, nella quantità giusta, con le giuste maniere, cercando di non inquinare l'ambiente, di non usarne troppo e soprattutto di non inquinare anche se stessi. Il glifosato si può comprare presso il consorzio agrario, si può trovare su Amazon e si può trovare anche su eBay. Per utilizzarlo bisogna scegliere una giornata fresca, quindi o la mattina o verso sera. Se lo fate verso sera dovete essere sicuri che comunque non arrivi qualche temporale per le ore successive. Questo perché bisogna cercare di usarne il meno possibile e dare il tempo all'erba di assorbirlo con tranquillità. Se ci fa sopra il sole o la pioggia, addio, si asciuga o si lava. È meglio utilizzare questi distributori qui che sono a pressione, sono ermetici, perché così non vi bagnate, perché con quelli a spalla è molto facile bagnarsi, vanno riempiti con acqua fredda, questo è da 4 litri, quindi faremo le dosi da 4 litri. In questa occasione faremo la prima spruzzata dell'anno, quindi abbiamo delle erbacce belle toste da togliere, perciò bisogna preventivare due passaggi, uno adesso e uno tra una settimana. Leggete molto bene le istruzioni per l'uso, ma molto bene, eh? Come dicevo, io utilizzo il glifosato perché è l'unico che funziona veramente, perché ho provato nei vari tipo Leroy, supermercati eccetera, usare quelli all'aceto, quelli naturali, non ne funziona uno, in più costano il triplo, buttate via i soldi, meglio usare il glifosato, usarne giusto, con le giuste dosi, le giuste precauzioni, nei momenti giusti, così non fate male a nessuno. Nell'etichetta all'interno c'è anche il dosaggio per piccole quantità, per 10 litri, dopo li vediamo. E ci sono anche le quantità per grossi litri. Stacco un pezzettino dell'etichetta che mi interessa, l'attacco alla bottiglia, così non mi sbaglio e non perdo l'etichetta. Dicevo, questo è il primo passaggio di disurbante, quindi bisogna andarci giù pesante, dose massima. La dose massima è 500 ml, cioè mezzo litro, tutta la bottiglietta praticamente, per 10 litri d'acqua. Quindi io faccio 250 ml, mezza bottiglietta, per 5 litri scarsi di acqua. Prima va messa l'acqua e poi il disurbante, perché se mettete prima il disurbante e poi l'acqua fate un mucchio di schiuma. 500 ml è proprio il dosaggio massimo per piante perenni, quindi le varie erbacce che sono verdi tutto l'anno, che hanno radici lunghe 10 cm, quindi è un dosaggio veramente alto, così ammazzate anche l'edera, i rovi, questa proprio secca tutto. Quindi vi ricordo che sono 500 ml, mezzo litro per 10 litri, ovvero 250 ml per lo spruzzatore, questo qui che è da 4-5 litri. Sarebbe 4, ma uno in più ci sta, io gliel'ho messo. Assicuratevi che a valle da dove spruzzate non ci siano nelle vicinanze, almeno un chilometro, fiumi, ruscelli o acquedotti. Questo perché il glifosato lascia un residuo che dura circa una decina di giorni, se per caso piove vi porta a valle dei residui, se c'è un acquedotto diciamo che non sarebbe proprio il massimo della vite. In caso di agricoltura non importa perché lo utilizzano tranquillamente anche loro, però in caso di acquedotti bisogna stare molto attenti. Mettiamo nel nostro contenitore, gli diamo una bella mischiata, è un contenitore ermetico questo qua, eh. Vi ricordo di non usare quelli a spalla per il glifosato, a meno che non dobbiate fare una campagna, ma non è il nostro caso, qui stiamo parlando di giardini, vialetti. Lavate molto bene le mani, perché vi garantisco che se toccate il glifosato con le mani o con la pelle, dopo 10 minuti vi viene la nausea, perché mi è successo. Quindi lavate bene le mani. Non ho usato i guanti perché è un po' appiccicoso e mi cade la roba, eccetera. Ho usato mano libera, però ho lavato subito le mani, facendo molta attenzione anche a non sporcarmi. Siamo pronti. Metto i guanti, il contenitore ermetico contiene il disurbante diluito. E ora possiamo utilizzare, mi raccomando, pantaloni lunghi e scarpe robuste un po' alte. E si comincia a spruzzare. Allora, non dovete allagare l'erba, bisogna spruzzare però leggermente, e piuttosto che fare un'allagata, starci sopra un quarto d'ora su una pianta di erba e allagarla, bisogna mettergliene poca e dopo 3 minuti ripassate e poi ripassate ancora, 3 leggeri passaggi.
Insomma, bisogna fare in modo che il diserbante sia assorbito dalla pianta, non dalla terra o dalla ghiaia. È la pianta che deve morire, la terra no. Quindi, ripeto, bisogna spruzzarla un pochino, ma non allagarla. Fate tutto il pezzo che dovete fare, quando finite lo ripassate. Poi lo ripassate ancora, 3 volte, mettendogliene poca, ben spruzzata, ben evaporata. Aspettiamo una settimana. Ho letto qualcuno che voleva i risultati dopo mezz'ora. No, non funziona così. Dovete fare come ho detto, seguire le istruzioni e dopo una settimana la vostra erba comincerà a morire. Questa è una perenne, l'avete vista? Radice lunga 10 cm, ancora un po' verde. Quindi normalmente dopo una settimana si dà una ripassatina di diserbante. Quindi si fa la prima settimana al dosaggio alto, dopo una settimana si ripassa col dosaggio più basso. Vedete che c'è ancora un po' di verde qui e là. E poi bisogna fare basso dosaggio ogni 10-15 giorni, se volete che l'erba non ricresca. E quindi lo rifacciamo, però non metto più 250 ml per 5 litri d'acqua, ma ne metto la metà, 125-130 ml per 5 litri d'acqua, e faccio il ripassino. Dunque, ripeto, giornata fresca, mattina o sera, non deve piovere la sera dopo, dosaggio alto la prima volta, quindi 250 ml per 5 litri di acqua. Dopo una settimana si fa il mantenimento con metà dosaggio, 130 ml per 5 litri di acqua, e questo dosaggio lo fate ogni 10-15 giorni. La vostra erbaccia non crescerà mai più. Dopo andate in descrizione sotto al titolo e troverete il link del diserbante, dello spruzzatore e anche della tutina blu. Ma vediamo i risultati dopo la seconda settimana di attesa. Ecco qua, dopo il secondo trattamento, dopo una settimana, come vedete è tutto secco. Ha funzionato perfettamente. Tenete conto che 2 bottiglie da mezzo litro di glifosato le ho pagate una decina di euro, mentre invece una bottiglia di aceto che non funziona, quello concentrato dei vari supermercati, le paghi 14-15 euro e non funziona. Ho provato anche un diserbante naturale di una ditta blasonata, ma c'è niente da fare, non funziona, funziona solo il glifosato. Vi ricordo, ogni volta che finite di usare il glifosato, di lavare bene le mani, gli strumenti che avete utilizzato, di riporre il contenitore sciacquato in un ambiente dove non prende sole direttamente e con la valvola leggermente aperta, in modo che col caldo non vada in pressione. Ringrazio tutti per la visualizzazione, ciao a tutti da Gabriele, alla prossima!